La Valmalenco protagonista del primo investimento territoriale integrato in Italia, novità svelata a Spriana, un piano ambizioso che metterà in circolo nei prossimi 7 anni 100 milioni di euro. Circa il 70% delle risorse arriverà da finanze pubbliche, fondi di Regione Lombardia, fondi europei e dal PNRR, il 30% da proventi dei privati. I dettagli sono stati illustrati da Simona Pedrazzi, consigliera regionale della Lega, che ha lanciato l'idea occupandosi fin dall'inizio di creare sinergia tra tutti gli attori coinvolti nel progetto. È stato presentato proprio qua in Valmalenco un progetto su cui lavoravo da anni e grazie ai sindaci, poi con il territorio stesso, un progetto pilota. Ci siamo agganciati per questo a quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea e ai finanziamenti che discendono da quelle, quindi mi riferisco al PNRR. Parliamo del ITI, quindi investimenti territoriali integrati. Il piano va a interessare più ambiti. 2 milioni di euro verranno investiti nell'arco di 2 anni per la connettività dei comuni della Valmalenco. Si punta anche alla rigenerazione del borgo di Primolo, che si candida ad ospitare un corso post laurea, alla trasformazione della suggestiva contrada di Cilironi in albergo diffuso. Punti cardine sono prima di tutto sicuramente la rigenerazione di 2 borghi attrattivi anche a livello turistico. Parlo del borgo di Primolo in comune di Chiesa in Valmalenco e del borgo della località Cilironi in comune di Spriana. Verrà dato impulso alla mobilità elettrica pubblica. Sono allo studio anche nuovi collegamenti con cabinovie. 3 milioni verranno impiegati per installare pannelli fotovoltaici sui municipi. Ci saranno i progetti che riguardano la mobilità sostenibile, a livello sanitario, il welfare. Ci teniamo a creare e a formare delle figure professionali proprio all'interno della valle per poter dare la possibilità ai nostri ragazzi e ai giovani anche che vengono da fuori. Quindi verrà costituito un corso tramite la rigenerazione di un edificio post-università che tratta proprio di temi di montagna. Ma in realtà c'è ancora tanto altro, stiamo lavorando e importante e fondamentale è il partenariato pubblico-privato su cui chiaramente si incardina tutto.